Beh, salve, questo sono io prima della fiera, cioè con la felpa coperta, gli occhiali e tutto. È ora della trasformazione in Angel Dust. Per fissare i capelli non avevo cuffiette, sto usando una cuffia della piscina. Vabbè, tanto non si vede sotto la parrucca. Moody, ho chiesto consiglio a una ragazza che fa cosplay, Moody. Mi ha detto che fissare una base bianca sarà un dramma, quindi buona fortuna a me. Sì, ragazzi, essendo il mio primo cosplay è stata una tortura, ma l'importante è che il viso sia a posto, poi qua, bianco non bianco, vabbè, lo copro così. Se guardo di qua, perché ho lo specchio di qua. Ci vediamo appena ho finito, va che mi concentro. Ok, sono sul luogo del delitto, la polizia del cosplay mi punirà, soprattutto perché per provare a vedere come sarebbe Angel con gli occhiali mi sono messo gli occhiali e niente, sono emozionato, ora me li tolgo e non vedrò niente. È tipo troppo bello, è pieno di bancarelle fichissime. Tra poco arriva Riccardo, sono troppo contento. Ovviamente l'anagrafe lo dimostra oggi e soprattutto il fatto che abbiamo dei componenti del consiglio che più tardi vi presenterò, loro non vogliono, ma io lo farò lo stesso, del collegio americano con gli con gli occhialetti, occhiali, certo. eccetera. Invece non è proprio così. No, non è abbiamo reclamato questo nome e gli abbiamo dato un altro senso. Quindi è un po' la cosa tipica che succede con le categorie ghettizzate, no? Prendono il nome dispregiativo che gli viene affibbiato e dicono: ah sì, adesso vi facciamo vedere quanto valiamo e peraltro ci chiamiamo come voi ci insultate. Ma il mondo nerd in realtà non è circoscritto al mondo degli anime, al mondo dei videogiochi, è in realtà il desiderio di appassionarsi a qualcosa e di farne una cultura. E sono nerd e non se ne rendono conto. Questo corpo è fatto per essere sfruttato. Ho le gambe, ma porca vacca, non ce la faccio. Questa è la vita che mi piace. Un altro amante e tante telecamere. E l'illusione di scegliere. Avrei dovuto immaginarlo, ma con il fuoco del tuo sguardo mi porti via. Brucia come la tua bugia. È un inferno, tutto mio me lo sono scelto io. Tu sei il mio veleno, dammi il tuo veleno. Non posso farne a meno, mi scivola in gola e va giù. Veleno, ne sono piano. Anche questa notte per me forse è l'ultima. Dimmi che ti piace, baby, sono coca già che fitti. Un giorno tu mi ucciderai col tuo veleno. Mentire è il mio mestiere. So sempre quando quel che dico ti piacerà. Rinuncio alla mia identità. E l'orgoglio che io ho fino in fondo ingoierò. Tu sei il mio veleno, dammi il tuo veleno. Un gusto che mi strozza, mi scivola in gola e va giù. Veleno, ne sono pieno. Anche questa notte per me forse è l'ultima. Dimmi che ti piace, baby, sono tua, faccio che più ti va. Un giorno tu mi ucciderai col tuo veleno. Muoio, è troppo il veleno. Anche se tu mi riempi, non sono pieno del veleno. Così mi avveleno. Questa notte spero soltanto che sia l'ultima. Ormai sono passati un paio di giorni da questa giornata e sono ancora molto molto felice di aver partecipato. In breve, come avete potuto vedere, io mi sono svegliato la mattina presto, come sempre. Poi l'inizio della fiera sarebbe stato alle 10 della mattina, appunto, e quindi mi sono preparato tutto. E una cosa bella di questa fiera è stata che ho conosciuto nuove persone con cui non avrei mai parlato prima e sono anche contento di aver fatto questa fiera perché io, avendo difficoltà nella socializzazione, mi ha dato una mano a portare avanti una conversazione perché tutti quanti avevamo degli interessi in comune. E
questo gruppo di ragazzine con cui ho parlato, ho passato la mattinata a farmi proteggere da Valentino. È stato molto divertente, siamo andati in giro a chiedere anche gli autografi, o meglio loro, perché io non ce l'avevo il libretto degli autografi per i cosplayer, ma vabbè, la prossima volta magari me ne porterò uno. E c'erano delle bancarelle tra l'altro molto carine, da cui però non avevo purtroppo soldi per comprare qualcosa, perché sennò avrei probabilmente svaligiato le intere bancarelle, perché veramente facevano delle cose fatte a mano, tipo portachiavi, stickers, tutte cose molto molto carine. E a un certo punto durante la mattina, mentre io stavo appunto con queste ragazzine qua che, con cui appunto avevo fatto conoscenza, in pratica abbiamo deciso di andare a farci un bel giretto, e mentre, cioè durante la fiera, Riccardo aveva appena finito il suo intervento perché gli avevano chiesto di parlare un attimo, sul palco durante la mattina, e in poche parole a un certo punto lo abbiamo incontrato, ci siamo fermati un attimo a parlare con lui, e una di queste ragazze si è di nascosto, praticamente lui gli ha detto, è stato molto gentile, messi un attimo da parte, perché essendo che poi lei doveva andare via, non avrebbe tipo potuto fare dopo il meet and greet, quindi di nascosto hanno fatto autografo foto. E Riccardo ci ha anche chiesto come ci chiamavamo, abbiamo parlato un attimo, e io gli ho detto anche grazie per essere stato uno dei doppiatori della mia infanzia, ed è stato molto divertente. Poi a un certo punto, vabbè, ci siamo messi a fare le imitazioni, lui ci ha tipo, se gli dice, ha detto, ah cavolo, avete una memoria migliore della mia. E tipo noi così ci hanno regalato alcune cose, ad esempio una fotografa regalava ai vari cosplayer questa rosellina viola molto molto carina, tra l'altro del mio colore preferito. Poi questi mi hanno regalato i Diamante Cosplay, questi due sticker di Lucifero e Alastor, che andranno sicuramente sul mio tablet quando avrò una cover. Tra l'altro mi pare che siano tra l'altro i vecchi design, perché se vedete alcune cose non sono quelle là che poi ci sono nei design ufficiali, quindi mi sa che sono tipo sticker con i vecchi design, ma adoro comunque. E poi per ultima cosa, Arirecchi 11 mi ha regalato questo disegno. In pratica regalava disegni, Diamante Cosplay regalava stickers ai vari cosplayer, e le ringrazio tantissimo. Io ero uno degli iscritti alla gara di cosplay, ed essendo tipo il primo a essermi iscritto, cioè appena sono aperte le iscrizioni, ero appunto il primo a esibirsi e avevo molta molta ansia. E in pratica questa gara sarebbe cominciata subito dopo l'esibizione di Riccardo, che ha fatto appunto Veleno, ed è stato fantastico, emozionante. E anche io la mattina, appunto quando mi sono iscritto, ho scritto che avrei portato Veleno, perché era una canzone appunto appropriata essendo io vestito da Angel Dust. E la mia ansia è aumentata quando ho scoperto che Riccardo sarebbe stato vicino al palco. La mia ansia lì è aumentata. Già c'avevo abbastanza ansia, perché comunque sai com'è, devi fare una canzone davanti tutti quanti. Poi dopo c'è anche una persona che ammiri, e quindi ti viene ancora più ansia. Poi dopo, oltre anche alle persone, c'erano anche tipo i giudici, ovviamente, che alla fine della gara comunque dicevano che aveva vinto. Ovviamente io non ho vinto, perché mi sono lasciato prendere anche dalle emozioni. Però dopo ho sentito un feedback, appunto c'è da migliorare su alcune cose, ma che comunque ce la posso fare, ed è stato bellissimo. E poi dopo noi avevamo appunto un pass per incontrare Riccardo, perché sai com'è, magari poi dopo
ci con la gara, magari appunto essendo che Riccardo stava là solo 2 ore, potevamo almeno incontrarlo, salutarlo e tutto quanto, saltando la fila tra l'altro. E io tipo sono stato troppo felice e anche là stavo per piangere. Ah sì, non vi ho detto che durante tipo la canzone una certa ho iniziato a piangere, però nella parte appropriata, quella, la parte finale che è quella tipo depressa della canzone, e quindi stavo per piangere di nuovo per l'emozione e l'ansia e tutto quanto. E sono stato strafelice, ci siamo fatti una foto, abbiamo parlato un attimo, l'ho ringraziato per essere di nuovo, per essere un doppiatore, per essere tipo uno dei doppiatori della mia infanzia, perché comunque sai com'è Steven Universe, Henry Danger, e poi dopo anche Adolescenza con Amphibia, che ho guardato per la prima volta quest'anno 3 volte, sono al 3° rewatch, oppure anche con Gatto con gli stivali 2. Ecco, questi 2 prodotti sono usciti ovviamente nella mia adolescenza, cioè recentemente, e quindi l'ho ringraziato di nuovo, gli ho regalato un disegno che avevo fatto che aveva come personaggi i miei preferiti, quindi Steven, Sprig, Angel e Perrito, e niente, sono stato troppo felice. Poi l'ho abbracciato, ci siamo fatti una foto, anzi 2 in realtà, e sono troppo felice, raga, vi prego, è stato troppo bello. Poi dopo, cavolo, la mia città è una città che non si caga letteralmente nessuno, e hanno deciso di farci una fiera cosplay con Riccardo Suarez. Ok, la smetto, la pianto subito. Tra l'altro, a proposito di Veleno Poison, mi piacerebbe fare una cover sia in italiano che in inglese e caricarla su questo canale. Tipo, perché ho deciso alla fine di unire il canale su cui magari facevo le cover e questo canale, quindi appunto mi sa che la caricherò direttamente su questo. E magari tipo almeno tipo potrò farla senza l'ansia delle persone, perché comunque ve lo dico, raga, io nella mia vita ho fatto qualche esibizione, ad esempio una volta cantavo in chiesa, poi dopo altre esibizioni dal vivo sono state a un talent della scuola, della mia vecchia scuola, non di questa che sto facendo adesso, e a il mio ultimo spettacolo teatrale, sempre nell'altra scuola, e poi dopo un paio di altre volte alle medie, però era tipo più il coro di Natale, quindi tipo c'era comunque meno ansia. Diciamo che ancora devo prenderci esperienza, poi dopo mi piacerebbe tipo trovare un altro posto dove fare canto e tutto quanto. E quindi magari sì, senza la folla e tutto quanto, magari riesco a fare qualcosa senza emozionarmi troppo. Sono successe anche delle cose molto molto divertenti, a partire da Lucifero, che in pratica era con un altro cosplayer a fare Alastor, in pratica dovevano fare il cosplay in coppia Alastor-Lucifero, e si erano fatti già 1 ora di macchina. A un certo punto, i 2 si mettono a, tra virgolette, litigare per rifarsi 1 ora di macchina indietro, perché Alastor si era dimenticato la parrucca. La cosa molto divertente successa, vabbè, oltre a noi che facciamo i coglioni tutto il giorno, tra l'altro veramente c'era anche una persona che ha fatto il cosplay di Vox, ha fatto la televisione, ed era bellissimo quel cosplay, l'aveva tipo fatto a mano, era bellissimo. Poi che cos'altro? Ah sì, a un certo punto tipo io ero immerso nei miei pensieri e c'era Adamo a 20 metri che cercava tipo di attirare la mia attenzione, e io, e a un certo punto arriva e si comporta molto da Adamo. A un certo punto ci mettiamo a fare il meme di Spider-Man, perché, e tra l'altro l'avevo pure proposto io, perché avevo detto tipo alle ragazze con cui ero, già c'è un altro Angel Dust, se ne arriva un terzo facciamo il meme. In quel momento è arrivato un altro Angel Dust e abbiamo fatto il meme. Che questi sono i momenti molto divertenti che ovviamente si ricordano, perché cioè come fai a non ricordarti dei momenti così belli? Alastor si era dimenticato la parrucca
e quindi adesso era Baldastor. Ok, la smetto. Poi che cos'altro? Ah sì, a un certo punto, tipo, io molto, molto divertente, purtroppo anche di questo non ho video, sono andati, messaggio, in un posto, aspettate da là. Tra l'altro oggi sono qua a casa ammalato e avrei dovuto avere lezione di recitazione online e niente, alla fine non era oggi che è il 17 ma è il 21. Perché bello, sbagliamo anche giorno. Perfetto, perfetto. Vabbè, intanto provo a registrare le ultime parti e editare finalmente questo vlog perché sennò addio.